lui è un bambino trapiantato e da una settimana stava male, aveva vomito e mal di pancia. Io chiamai la cardiologia dei Monadi, disse che loro non era, cioè che il Monadi non era pronto soccorso e quindi dovevo andare a Santo Bono. Come a Santo Bono? Si sono accorto un po', ma Monadi non si è accorto niente. Io mi sono spaventato. Loro non avevano capito che Salvatore si trovava in una fase di rigetto acuto e stava anche andando in arresto. Io sono 12 anni trapiantato. Al mio reparto, cioè dove sono stato trapiantato, non mi hanno potuto dare così la disponibilità per ospitarmi, cioè per darmi le cure esatte. Perché hai la febbre alta? Sì, la febbre. Sì, la febbre e polmonite. Si sta piantando a giugno, sono 3 anni. Una mattina risentivo di un forte mal di pancia, un forte dolore addominale e andai in ospedale. In ospedale in un primo momento rifiutarono di accogliermi, insomma, poiché non era, secondo loro, il dolore non era tanto eclatante da ricoverarmi. L'unica struttura che in teoria sarebbe attrezzata per occuparsi dei trapiantati è il Monaldi. Il 2 novembre 2015 è stata fatta una petizione dal nostro gruppo che è formato da tutti i trapiantati perché purtroppo non ci viene garantita l'assistenza in emergenza. Un sintomo che per una persona normale potrebbe essere una semplice influenza, mentre per un trapiantato potrebbe essere un rigetto, un qualsiasi altra forma di virus che potrebbe mettere in pericolo la nostra vita. Siamo dei ragazzi, come dire, speciali e non ci devono abbandonare. Non abbandonateci. Non abbandonateci. Non abbandonateci. Non abbandonateci. Non abbandonateci. Non abbandonateci.